È un'idea dell'associazione Arte in Arco, Manfredonia in uno scatto, mostra di fotografia collettiva. 22 ragazzi che hanno voluto rappresentare con le loro fotografie la nostra città, ognuno a modo suo. Questa è la nostra prima, speriamo per Carnevale di farne un'altra, con la speranza di essere almeno il doppio come numero. Vogliamo con questo nostro modo di rappresentare la città dare un messaggio, di far conoscere quando più possibile le bellezze di questa città. Un messaggio di crescita e da parte di chi davvero vuole il bene di questa città. Buonasera, sono Giovanni D'Enrico, ho partecipato a questa mostra con due fotografie. Una rappresenta le tradizioni manfredoniane, due signore che non rinunciano alla spiaggia a settembre, si godono il mare, la tranquillità. E qui invece in quest'altro soggetto Re Manfredi con una bambina che si aggrappa alla storia per andare in quella direzione e andare verso il futuro. Allora, buonasera a tutti, volevo presentare la mia foto che rappresenta, è un'inquadratura, una foto che ho fatto rappresenta dal mio balcone, come vedo io, da casa mia vedo questo bel panorama, vedo il museo, vedo il faro, tutte queste cose qua, che per me è una cosa molto bella, molto molto naturale, che io mi piace di esporre questa sera qui. Buonasera, sono Matteo Mucettola, ho voluto partecipare a questa mostra con questi due scatti, ho scelto questi perché la prima fa vedere il faro e il castello di Manfredonia, le parti importanti della nostra città. L'altra raffigura le due basiliche, quella attuale e l'altra che è stata riprodotta da Tre Soldi, che ha voluto far rivivere con questa struttura ciò che era la vecchia basilica. Anche io partecipo con due miei scatti. Il primo Nuovo giorno, ma in questa fotografia si può notare che il sole in questo caso sorge a nord-est, è il periodo più in cui il sole sorge più a nord dell'anno, il periodo autunnale, mentre l'altra è una fotografia che rappresenta il campanile, ma con un forte schiacciamento dell'obiettivo che fa vedere in pratica la montagna che è dietro, come se fosse molto vicina al campanile stesso. Sono Michele Di Napoli, partecipo alla mostra quindi uno scatto di Manfredonia e ho portato due lavori. La prima foto rappresenta un vecchio rimorchiatore e il faro del molo di Ponente, che è una fotografia effettuata durante una nebbia che si sollevava e quindi in bianco e nero, e l'altra riguarda degli archi che si possono trovare a Manfredonia sulla via San Lorenzo. Buonasera, sono Gesuele Rosciano. L'elaborato con il quale ho voluto partecipare a questa mostra fotografica è questo scatto intitolato Manfredonia, un mondo in ogni angolo. Questa foto consta di un significato, di una base concettuale posata su due architravi, il mondo e l'angolo. Il mondo rappresentato in questa foto nel Teeny World, il micromondo sviluppato con una tecnica fotografica di elaborazione intorno ad un punto di una foto a 360 gradi, sulla quale spicca al di sopra, a confine di questo micromondo, il soggetto in primo piano. L'angolo fotografico è l'angolo che rappresenta anche il vicolo, il posto della città a cui sono legati i ricordi. Viene sviluppato in questa foto attraverso questo elaborato che diventa un teeny world, un mondo sospeso in un'immagine onirica, fluttuante nel vuoto, in cui il soggetto fotografato è in primo piano e diventa un elemento gigantesco di questo mondo. Allora, io mi chiamo Siponta De Leo e per questa mostra fotografica ho scelto questa foto che rappresenta il mare, che è la risorsa e la bellezza principale della nostra città. Allora, la foto di cui parleremo è questa. Ovviamente si riconosce la chiesa di San Leonardo, Manfredonia la conoscono tutti. È una giornata particolare, è il solstizio d'estate. E questa chiesa ha un rusone, quello che vedete sopra, studiato affinché il raggio
cascata, praticamente in una, io so, al centro di uno degli archi della navata centrale. Abbastanza suggestiva, credo, come immagine. L'altra, siamo sul porto turistico, aveva piovuto quel giorno, c'erano queste nuvole, iniziava il tramonto, mi sono reso conto dei colori delle nuvole che si riflettevano nel mare e ho voluto fotografare in quel modo, cioè in modo che ci fosse questa perfetta simmetria tra mare e cielo e che la foto potesse addirittura essere ribaltata, quindi tutto qui, così. Ciao, sono Giuliana, queste sono le due foto che ho presentato, una si chiama Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, tratto nella canzone di Lucio Dalla, e la seconda invece è Colori di un nuovo giorno. Sono entrambe foto che rappresentano il rapporto di armonia dell'uomo nella natura, infatti sono l'uno col contesto marino e l'altra guardando il mare, entrambe di spalle perché mi piace molto rappresentare persone di spalle. Buonasera, sono Gianluca, queste sono le mie due foto, praticamente una rappresenta un panorama sul golfo di Manfredonia, mentre la seconda rappresenta la maschera tipica del nostro carnevale, Zeppo Carnevale. Ciao, sono Dante Mastromartino, sono uno dei 22 fotoamatori che hanno descritto Manfredonia con i loro scatti. Veramente posso dire che il tema principale delle mie fotografie sono il cielo, il mare, perché il mio tema principale è l'alba, quindi con i suoi colori, col suo calore. Alla fine l'alba è una promessa, una promessa appunto di colore, di calore, di luce. Ciao, sono Francesca Finizio, anch'io ho voluto partecipare a questa mostra collettiva con due foto. Uno è Guardo il mare e l'altra è Trionfo di Bagliori. Non sono altro che tutto ciò che io vedo da casa mia. Salve, sono Francesco Leonata e questi sono i miei due quadri. Nel primo rappresento Manfredonia come un pianeta perché appunto ha la forma sferica e nella seconda invece una nuova alba che ognuno può interpretare al suo modo. Ciao, sono Sipontina. Queste sono le mie foto scattate dal balcone di casa. Questa è l'alba che vedo di solito da casa. E questa è durante una manifestazione a luglio che è venuta a Manfredonia. Manifestazione internazionale. Ok, buonasera. Sono Michele Rinaldi, autore di queste due fotografie. Una rappresenta la basilica paleocristiana, la costruzione che ha creato Edoardo Tresoldi, e qui l'ho ripresa verso il tramonto, mentre l'altro scatto ritrae un gabbiano in perlustrazione nel golfo di Manfredonia. L'ho scattata dal porto di Ponente verso Levante. Ciao, sono Concetta, ho deciso di partecipare a questa mostra fotografica su Manfredonia e di collaborare insieme agli altri fotoamatori appunto perché per mostrare il bello di Manfredonia. Con le mie foto, la prima si chiama intitolato Un nuovo giorno, rappresenta l'alba del 1 gennaio e ho voluto catturare questo momento per le sue sfumature di rosa e di viola che mi hanno colpito particolarmente, e vediamo camminare sul muretto dei ragazzi, appunto sul faro, che guardano l'alba. Mentre per quanto riguarda la seconda foto, intitolata Arancio Tramonto, proprio perché ho voluto catturare l'arancio appunto di questo tramonto estivo, e in primo piano possiamo vedere un pescatore che sta gettando le reti, proprio perché l'ho scattata in ricordo di mio nonno che appunto era pescatore. Buonasera, sono Nardino Mastroluca e partecipo a questa collettiva di mostre fotografica. La mia foto è rappresentata da un albero all'interno della villa comunale che possa rappresentare la ramificazione della vita di ognuno di noi. Quindi un albero che forse nessuno conosce e vede all'interno della villa vicino al castello.
Buonasera, sono Nicola, partecipo a questa mostra con due miei scatti. Uno l'ho intitolato Abbraccio caloroso, è una nuvola che si affaccia sul porto turistico ed è una nuvola al tramonto che saluta la nostra città con un caloroso abbraccio. La seconda foto, l'oro sipondino. In questo caso l'oro non è riferito al pezzo di cemento, bensì al nostro mare. Buonasera, sono Greco Ottavio, sono il reggente del faro. Di conseguenza ho scattato questa foto qui. Questa immagine, questi riflessi li vedo ogni volta che salgo sulla lanterna. E siccome molta gente non può vedere queste immagini, ho creduto opportuno scattare questa foto e esporla qui, in modo che tutti quanti possano vedere i riflessi che io vedo ogni mattina quando salgo sulla lanterna. Aggiungo una cosa, ringrazio Bruno perché io non sono di Manfredonia e mi ha dato la possibilità di esporre comunque una foto di Manfredonia, appunto.